Ah, sei già partito. Ok. Bippi da bidu du bu di bidi babadu bippi da bippi du di bida da tua tori cucina. Yeah! Ciao ragazzi, questa sera vi preparerò un piatto meneghino, ovviamente da buon milanese, no, non è vero. Vi farò un piatto che si chiama pesce crudo alla tahitiana. Visto che da buon tribalista non potevo che non fare un piatto un po' esotico. Ma prima cosa in assoluto più importante che adoro fare quelle poche volte che sto in cucina, perché di solito in cucina carico la lavastoviglie, è bere anche un bel bicchierino di vino. E io no? Dopo lo bevi anche tu, adesso. Grazie. In questo caso un bel prosecchino. Notare la bottiglia piccola perché tempi magri. Oggi è il mio 19° giorno di quarantena, come potete vedere dalla barba. Salute. Sì. Per preparare il pesce crudo alla tahitiana serve una noce di cocco, del tonno fresco, con i tempi della quarantena al supermercato, ahimè, il pescivendolo di fiducia è chiuso e il supermercato offre questo, che tutto sommato è già pronto per il sushi, quindi è già abbattuto, bla bla bla, va benissimo. Pomodori, carote, cipollotto o se volete anche una cipolla, dipende dai gusti, un limone, sale, pepe e cetriolo. A me il cetriolo non piace, quindi non lo metto. Però se siete amanti del cetriolo, metteteci anche un cetriolo. Intanto la bolle il riso, che faremo per accompagnare il piatto. La prima cosa da fare è tagliare il pesce a cubetti. Come potete vedere, avete già notato che prima di tatuare ero un abilissimo cuoco. Mi raccomando, belli precisi. Perché è fondamentale per questo piatto che i cubetti siano precisissimi. Cubetti, striscioline, trick e track, insomma, come volete. Io le taglio così, a striscioline, dai, rettangolari. Voilà. Ci siamo quasi. Ecco qui. Quindi, quando è pronto il nostro tonno, lo mettiamo nella bacinella, la sorsina di vino. Allora il prosecco buonissimo. E poi lo immergiamo in acqua salata. In tradizione i polinesiani lo mettevano nell'acqua di mare per un po'. Certo. La regia dicono ancora un po'. Non mi correggere, sennò dopo sembra che non so fare niente. Allora, torniamo noi, dicevamo appunto che i polinesiani lo mettevano nell'acqua salata, nell'acqua di mare, che è già salata di suo, e lo mettiamo a riposare una mezz'ora in frigo. Al limone lo taglieremo i semini, che sennò danno noia dentro il piatto, non è carino. Taglieremo il cipollotto, le carote e i pomodori. Come le devi tagliare? A pezzettini piccoli, a cubetti, con il tonno. Ok, perfetto. Il cocco è la parte un po' più noiosa, perché, allora, innanzitutto, se volete potete forarlo in uno di questi buchini che ha già il cocco, in modo che salvate l'acqua. Se invece non ve ne frega niente, come me, prendete il cocco, lo aprite. Che forzuto, sto uomo. Forzuto un cazzo. Voilà. Voilà, che bel cocco! Guarda qua, sembra di essere a Tahiti. Mamma mia, me lo fai svegliare? Una volta aperto il cocco, bisogna togliere tutto il cocco dalla noce, grattugiarlo, poi metterlo in un panno e strizzirsi, strizzirsi. È da lì che ricavate il latte di cocco. Ma
Voi avete voglia di fare tutto questo sbattimento? Strizzirs. Io no. E quindi, tac, andate al supermercato e comprate l'olio di cocco e il latte di cocco già pronto. Perfetto. Ora andiamo a togliere il tonno dal frigo, lo scoliamo per bene, voilà. Lo mettiamo nella nostra bacinella, andiamo ad aggiungere un po' di limone. Perfetto. Prendiamo il nostro preparato di pomodori, carote e cipollotto tagliati. Che profumo! Mettiamo latte di cocco. Mischiamo bene tutto. E aggiungiamo un po' di pepe. E adesso, accompagnandolo con il riso, passiamo all'impiattamento. Ed ecco il nostro piatto pronto. Tac! Tac! Ma che bello, ma che bello! Pesce crudo alla tahitiana. Kai kai mei tai.